Ui, raga, lo so che vi siete spaventati per un po', non c'era motivo perché molti sicuramente non mi seguono su Instagram, però vi ho informato lì, vi ho informato su Instagram, vi ho fatto sapere dove stavo, eccetera, eccetera. Se volete comunque trovate il link di Instagram per rimanere sempre informati. Non è successo niente, stavamo facendo degli altri video, avevamo organizzato dei viaggi, diciamo, sempre per il Sud America e stavamo andando noi, prima di tutto, a vedere come funziona il tutto. Comunque vi lascio dei diversi clip adesso mentre sto parlando di quelle che ho registrato quando ancora stavo normale. Comunque siamo passati andando in Colombia per vedere le varie località che ci stanno lì. Ho perso il passaporto, quindi sono dovuto andare a Bogotà di corsa, senza passaporto, senza niente, per farmi fare un permesso di viaggio speciale e poter tornare qua in Italia, perché qua devo richiedere adesso il passaporto. Io il passaporto l'ho chiesto anni fa, adesso ci vuole lo speed, che non c'ho, ci vuole una rottura di palle esagerata, devi fare la richiesta online, prima andavi là con le cose già pagate e tutto, non c'era bisogno, devi prendere appuntamento che ti chiamano dopo un mese, devi aspettare poi un mese e mezzo, non lo so perché ci sono dei ritardi nella consegna dei passaporti, quindi immagino dovrò rimanere qua almeno un paio di mesi, spero meno, non so come funziona, però nel frattempo poi magari vi faccio proprio un video dedicato con tutte le clip che tengo registrate di quello che è accaduto, adesso vi ho fatto vedere giusto qualcosina magari. Ecco, non lo so se lo vedete, quello è uno e là ce ne sono tanti altri, vedete in lontananza tutti quei puntini. Questo però è uno che sta proprio qua davanti. Allora, quello che mi piace essenzialmente di questa città, perché è una bella piazzetta, è che è comunque più a misura d'uomo, più simile alle città europee, anche se è fatta a quadre, cioè sono tutti, come si dice, no quartieri, ma come dicono in America, come si chiamano quelli che chiamano in America? Trova isolati, ecco, tipo isolati, sono dei quadrati. Ed ogni quadrato c'è una strada che la taglia, e quindi hanno tutti i nomi tipo Avenida 7, Avenida 6, eccetera, eccetera. Però più o meno è più camminabile, vivibile a piedi, ti puoi spostare a piedi dappertutto. Devo dire che non mi dispiace come città. Adesso sto andando a piedi al centro commerciale di ieri a mangiare qualcosina per il pranzo. Proprio, guardate che spettacolo, queste montagne tutte immerse nel verde. Bellissimo. E adesso stiamo in Colombia e stiamo andando verso Bogotà. Io pensavo ci fosse una. Pensavo ci fosse un'autostrada, come siamo abituati normalmente, invece su tutte strade di montagna non esiste, la stanno proprio costruendo adesso. E sono città principali, non sono connesse da autostrade, sono connesse da queste strade di montagna. Ma miseria, guardate qua che curva! Guardate come corriste! Dobbiamo fare ancora tipo 300 km. Vedere, devo farvi vedere l'autobus festiero qua, come lo chiamano in tutto il Sud America, si porta e stanno facendo la festa d'entrata un autobus. La sentite la musica? Sarà una festa privata e ballano dentro all'autobus e vanno girando per la città. Non lo so, sarà un compleanno, qualcosa del genere, festeggiano così. Sentite? Per occupare il tempo adesso che sono costretto a rimanere qua, voglio fare qualche video in giro. Ciò che ho visto tornando è tipo questa cosa che molti sono diventati food blogger, ci sono anche nuovi personaggi che non avevo idea. Ad esempio c'è stata questa faida tra Franchino il criminale e Foyce riguardo, non lo so, tipo Golocius ho visto. E mentre si sa che Foyce viene pagato per molte cose, si capisce anche dai video che fa, no? Chi almeno credo che non c'è neanche bisogno di stare dentro al sistema per capire che molte cose sono sponsorizzate. Però anche il giudizio di Franchino mi sembrava un po' troppo di parte, proprio volto a sminuire la cosa. Quindi oggi andremo a valutare due paninoteche che fanno appunto questi hamburger, questa street food, che si trovano qua. Colossus, proprio da qua penso sia partito. Eccolo qua. Adesso andiamo a ordinare, vediamo. Colossus logicamente è anche ristorante, fa tanti altri piatti, noi però andiamo a valutare i panini. Voglio dare proprio una valutazione abbastanza imparziale. Praticamente qua a Napoli c'ha tre negozi, c'hanno tre sezioni dove fa cose diverse. Il primo, diciamo, è un ristorante pizzeria normale dove fa pasta, pizza, eccetera. Un altro, c'è cioè, tipo da asporto, fa le focacce, frittatine, queste cose così. Qua nella piazzetta c'ha quello dove fa gli hamburger, la hamburgeria. Gli altri due stanno molto molto più sotto là. Comunque, eccolo qui. E adesso ce l'andiamo a mangiare un po' più giù tranquilli nella Floridiana. Ok, pronti per una recensione obiettiva, senza farci
influenzare da niente, né che mi sta antipatico qualcuno, né che mi hanno pagato. Ho pagato. Ecco qua lo scontrino, vediamo se va a fuoco con tutto questo sole. Eccolo qua, questo è lo scontrino, 23,56, esagerato. Ho preso gli stessi panini che ha preso Franchino, quindi il Crispy Golocious e il Lord of Pistacchio. Uno 11 e passa e uno 12 e passa. Prezzi esagerati per dei panini da sporto. Andiamoli a vedere e a provare. Mi sembra che una valutazione da 10 esagerata, una valutazione da 5 sia un poco esagerata nel verso opposto, cioè troppo negativa. Comunque apriamo il primo, questo non ho idea di quale sia. Il fatto che dice che butta l'acqua, butta il liquido, penso si veda. C'è molta acqua di cottura che rilascia l'hamburger. Però allora ho preso proprio il Lord of Pistacchio come primo. Eccolo qua, si vede abbastanza bene. Non... dall'aspetto sembra un panino normale. Il pane va bene, questo bun così morbido, soffice, che richiama molto con l'americano. Delle semplici patatine fritte sotto con un sacco di crema di pistacchio. C'è sia sotto che sopra, immagino. No, sopra non c'è, c'è solo sotto. Vado a dare una capata. È buono. Non puzza. Allora, non mi hanno messo neanche le salviette, i tovaglioli per pulirmi tutta questa grassosità. Il panino ci sta, non serve un panino più duro, più spesso, che mantenga questa succosità, è buono. Poi è un panino da fast food, da pub. Le patatine non è che ci azzeccano molto, perché non danno nessun, diciamo, tocco in più, assolutamente nessun gusto in più, e neanche la croccantezza si sente molto. Il pistacchio è allo stesso modo quasi inesistente. La carne è buona, ha un buon sapore, è arrostita bene. La provola si sente, e provola, e anche la mortadella sono quelle che senti il sapore del hamburger, mortadella e provola. È un panino praticamente a tre ingredienti. Io ci avrei messo qualcosa di un po' diverso. Ad esempio, non lo so, una zucchina, qualche altra cosa per dare un sapore, un sentore differente. La bocca, comunque ho detto, la salsa di pistacchio è leggermente dolce, ma la devi prendere da sola. Mischiata con il sapore forte della provola, della mortadella, quasi inesistente. Prezzo 12 euro e passa, è esagerato. Ci saranno, ma esagerando, 3 euro di prodotto qui, 3 euro di costo di ingredienti, e 12 euro c'ha un guadagno bello alto. Alla fine è un buon panino e probabilmente sì, si merita giusto il 6, perché è un panino da pub. Da qualsiasi pub vai lo pagherai anche meno. Non c'è nessuna cosa wow, nessun sapore eccezionale, incredibile, che tu dici wow, mai sentito questo sapore, mai provato. Lo puoi fare anche a casa tua molto semplicemente. È casereccio, diciamo, non c'è nessuna cosa particolare. 12 euro non li vale mai. Il voto sufficiente se lo merita, perché i gusti, i sapori sono buoni. Non è proprio quell'hamburger sottile, precotto, surgelato sarà probabilmente, dipende dalla vendita che hanno, però il 6 se lo merita. Non è niente di eccezionale. Andiamo con il secondo. Questo è il Crispy Golocious. Il pane è praticamente lo stesso. C'è il cheddar, non lo so, una salsa. Penso questa sia la salsa tipo del Crispy McBacon, quella salsa alla tosinetta. È pieno di questa maionese, di questa salsa bianca, che affonda proprio nel formaggio, nel cheddar. Eccolo qua. C'è qualche pezzetto di pancetta qua sopra, che vedete è abbastanza tostato, abbastanza croccante. Assaggiamo. Anche questo, il pane ci sta, questo pane soffice, stile americano. L'hamburger anche ci sta, bello spesso, bello grande, 200 grammi di hamburger. Tritato, non quella macinatura super sottile che quasi non senti la consistenza della carne, è tritato abbastanza spesso. Il formaggio c'è, questa salsa per me rovina il sapore. È dolciastra, è quasi dolciastra. C'è chi piace, a chi no. Esprimendo un'opinione sincera, se devo fare la comparazione, per i sapori mi piace più quello, perché la provola si sente bene, la mortadella anche, con l'hamburger cotta abbastanza bene, si equilibra, è buono. Questo qui, cioè, a chi piace, a chi può non piacere, questa salsa, questa maionese, che non ho capito, è anche dolciastra, non lo so cosa ci possa essere dentro, rende la cosa ancora meno speciale, anzi quasi
fastidiosa dopo un po', non si può dire che è un cattivo panino, anzi la sufficienza se la merita l'uguale, per la scelta degli ingredienti, per l'accostamento, che è semplicissimo, lo puoi fare anche tu a casa tua, non c'è bisogno di spendere 12 euro, te ne fai 10 a casa, non esagero, però te ne puoi fare 4-5 a casa con la stessa spesa. Adesso invece andiamo a provare questi altri panini di quest'altra idea di marketing, che vi spiegherò man mano adesso che ci avviciniamo magari quando proviamo i panini, che invece si trovano solo a Napoli, non li trovate in altre parti d'Italia. Adesso vi faccio vedere un po' che la particolarità di quest'altra paninoteca, sempre da sport. Questa è piccolissima, non ha neanche lo spazio per sedersi, a differenza di questo. La seconda paninoteca che voglio farvi vedere oggi, che metteremo a confronto con i panini che abbiamo appena assaggiato, è questa. Considerate che sono le 3 del pomeriggio e c'è la fila, è proprio un buco, si chiama Puok. È proprio un buchetto, ho già prenotato, perché prima si paga e poi si ritira. Comunque ho già prenotato, vi faccio vedere un po' la particolarità dei panini che fanno. Ho preso questi due, sono degli ingredienti, sono cicoli napoletani, ho preso questo. Cicoli napoletani piastrati con sale, pepe, provola, impanata e fritta, crema di pomodorini arrosto, ricotta, sale, pepe e basilico. E poi ho preso questo qua, porco verde, pancetta di maiale, provola affumicata, patate al forno, crema di pistacchio homemade fatta in casa. E i prezzi già sono più bassi, come vedete. La piazzetta che c'è proprio dietro, perché non ha posti a sedere, non stanno qua le panchine per consumare. Allora voglio fare il video su quella panchina, vedete? Fortunatamente vicino all'immondizia mi hanno buttato questo carrello della L'Oreal di un parrucchiere. Adesso me lo porto là e ci appoggio la telecamera su. Così c'ho pure il cavalletto rialzato. Il packaging è carino anche questo qui. Il prezzo ve lo faccio vedere, i panini costano di meno, attorno non superano i 10 euro, ho pagato 18 euro in totale, 9 euro e 9 euro ogni panino. Questa volta mi hanno dato i fazzoletti, i tovaglioli, e andiamo a provarli, giusto per... Molto bellino anche il packaging, vedete c'è Puok che sarebbe Gidio, questo ragazzo dai capelli rossi. Guardate com'è molto molto più bello l'aspetto di questo panino. Questo è il Masardone, è un richiamo alla pizza fritta. Infatti ci sono i cigoli priastrati, questa nel mezzo arancione è una fetta di provola affumicata fritta, queste sono la ricotta, e in mezzo ci vedete questa cosa rossa, è una salsa di pomodorini fatta così, dovrebbe essere buono con pepe, ricotta e basilico. Buonissimo. Guardate che bello aspetto a questo panino. Buonissimo. Questo è proprio uno di quei panini che ti fa dire appunto wow, sto provando un sapore completamente nuovo che non avevo mai provato. Si sente il richiamo alla pizza fritta con la ricotta e i cigoli, la provola, si sente la provola affumicata di Agerola campana. Sente il basilico, il pepe e i cicoli piastrati sono buonissimi, danno quella croccantezza ancora migliore della pancetta. Sono buonissimi, sono spettacolari. Questo è un panino spettacolare, si merita un 8 pieno sia per qualità degli ingredienti, forse anche di più, per un 8 e mezzo. Un bellissimo accostamento di sapori, un gusto nuovo che non hai mai provato. Questo è consigliatissimo. Il fresco del basilico poi ti spezza un po' quella grassosità del fritto, sia dei cigoli che sono abbastanza grassi, sia della provola che è già stata fritta. Adesso andiamo ad aprire quest'altro qua, che sarebbe il porco verde. Cioè guardate l'aspetto di questo panino. Vediamo se lo metti a... Quindi guardate l'aspetto di questo panino, guardate. La pancetta di maiale con le patate al forno, la provola piastrata e la salsa al basilico. Ma guardate questo, se non è, questo è food porn, questo è un panino bello che fanno a chiunque viene qua. Non è perché gli stai facendo il video, anzi logicamente a me nessuno mi conosce, ma questo te lo presentano a chiunque, così ti viene servito a chiunque. Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarlo. Primo morso. Eccezionale. Guardate qua lo spessore di questa pancetta di maiale gigantesca. Guardate che bontà. Si sentono tutti i sapori sono buonissimi, si sposano benissimo tra di loro. La provola con questa pancetta che ricorda tra la salsiccia e una porchetta, le patate al forno leggere con un tocco di rosmarino e questa salsa al basilico che davvero rinfresca il tutto. Raga,
questi sono panini spettacolari, però io, a seconda dei gusti, di quello che uno vuole, sono pesanti, perché logicamente avete visto quello che c'è, non te lo mangi magari il 15 agosto con 40 gradi, però mamma mia, uno spettacolo, guardate che pezzi di carne ci sono dentro. E questo costa, l'ho detto, 9 euro ogni panino di questi. Guardate come si sfalda, come si vedono le fibre della carne, sofficissima, non devi neanche mordere. La crema di pistacchio, mamma mia, questa si sente che è un made, che ho fatto in casa, questo si sente il sapore del pistacchio. Peccato che già mi sono mangiato due panini, ho già due panini in corpo e non penso ce la farò a finirmi tutto, però questa è una qualità molto molto più alta, c'è una ricerca degli ingredienti maggiore, anche il tipo di cottura, cioè è un panino più studiato questo qua. Alla fine sei più propenso a pagare un prezzo che comunque è alto, 9 euro per un asporto, però sai quello che ti mangi, cioè è completamente differente, siamo su due livelli, vi ho detto, questo è un ottimo, quello è un sufficiente. Raga, se dovete comunque mangiare dei panini da sport, e comunque qui non vi potete sedere, volete provare dei sapori differenti, dei sapori davvero studiati e nuovi, consiglio mille volte Puoc. Ma sono uno stormo di piccioni, spero che non mi cagano addosso. Vabbè raga, mi faccio due passi giusto per sgrassare un po' tutto quello che ho mangiato, mi alzo. E in questa sfida tra due realtà napoletane, perché Golosius anche ha iniziato qua a Napoli, la vince a mani basse Puoc a livello di hamburger, di panini. Probabilmente Golosius è più buona, non lo so, la pizza non l'ho mai provata, una pasta, probabilmente c'ha qualche ricetta più particolare. Fammi rimettere a posto il carrello che ho preso. Quindi se vi trovate a Napoli venite assolutamente ad assaggiare i panini di Puoc, perché questi sono solamente due, ma ognuno c'ha una particolarità, ha degli ingredienti più particolari, il richiamo a qualche piatto tipico napoletano. Ce ne sono diversi, sono più studiati i panini. E il prezzo, logicamente, conviene di più, sei più felice di aver speso. In ogni caso fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se l'avete mai provato, se lo volete provare, se verrete a provarlo appositamente, fatemi sapere anche. Io non pensavo che vi interessasse così tanto che fossi sparito per un po' di tempo, ma giustamente ho detto, pure quando sono tornato ho approfittato a dire vabbè, mo stacco un po', perché comunque sono stato poi là un anno seguita senza prendermi neanche una pausa, facevo i video per questo e per quell'altro canale, ho detto mo sto un po' con la mia famiglia, anche che non la vedevo da un anno circa, e ho approfittato, mi sono preso anche un po' di pausa. Adesso comunque stiamo riniziando e già da domani ricomincia la solita programmazione, i video horror al fin di settimana, e spero che al più presto mi facciano questo passaporto e posso ripartire. Fatemi sapere anche tra i commenti se volete che vi porti altri video sullo street food, sul cibo napoletano, un format simile, ma anche se volete sapere nello specifico se volete che vi porti proprio un video specifico con le clip che ho fatto di tutto quello che mi è successo, tra la perdita del passaporto, arrivare a Bogotà, trovare l'ambasciata, farmi fare il permesso di partire, eccetera eccetera. In ogni caso vi saluto e noi ci vediamo domani con un video nuovo. Ciao ciao.